Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale Paradisi Artificiali. Io sono Giulia e per chi passasse di qui per la prima volta e vede il mio video per la prima volta, questo è il mio canale dedicato ai profumi. Sono una grande amante, appassionata di profumi e mi piace tantissimo condividere la mia esperienza con questi e quindi raccontarvi le mie sensazioni, cercare di spiegarvi il profumo alla mia maniera e insomma farvi un po' una capatanta con tutto quello che mi affascina del mondo dei profumi. Quindi se questa tipologia di video, oggi parliamo dei profumi marini, vi può piacere, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e se volete seguitemi anche su Instagram. Vi lascio qui sotto il link al mio profilo giù nell'info box. Oggi parliamo di profumi marini, quindi di acqua, di profumo di mare. A me tante volte piace comunque fare dei video in cui unisco più, diciamo, metto in ballo, più contenuti, quindi non mi fermo solamente al profumo, ma aggiungo anche, degli altri, input, diciamo così, che vanno a ravvivare un po' l'argomento, perché, trovo sia bello connettere più cose e mi fa proprio, piacere dare un senso, muovere le cose. Per cui l'acqua, il mare, l'acqua che cos'è se non il primo elemento vitale? Noi veniamo al mondo dall'acqua, dal liquido amniotico, si rompono le acque quando nasciamo, quindi nasciamo dall'acqua. L'acqua è veramente simbolo di vita, a livello proprio concreto. Sui pianeti si dice che ci può essere vita solo se c'è dell'acqua. Quindi l'acqua è veramente il simbolo della vita, della nascita, della creazione, della creatività e anche dell'emozione, perché insomma tutto quello che nasce da dentro di noi. E quindi è proprio questo che voglio, diciamo, oggi voglio dare questa atmosfera un po' più particolare a questo video, perché insomma il senso dell'acqua è veramente forte. E a me piace tantissimo andare a utilizzare i profumi anche come degli specchi che riflettono quello che siamo. Quindi, che tipo di acqua siamo? Che tipo di mare? Fatemi sapere quali sono i vostri profumi marini preferiti e perché vi ci rispecchiate. Che rapporto avete con l'acqua? Io, ad esempio, sono nata al mare e per cui l'acqua e il mare l'ho sempre avuto attorno. Sono una persona molto emotiva, molto sensibile, che talvolta la mia emotività è proprio crea delle onde. Un mare in tempesta. proprio perché l'acqua si porta dietro tutta questa simbologia e il profumo marino può essere proprio quel profumo che può raccontare questa parte di noi molto intima, molto profonda, proprio raccontare le nostre profondità. Ed è una cosa, secondo me, super bella. Passiamo ai profumi. Questo, il primo che vi faccio vedere, è ovviamente Rhem di Reminiscence, un classico, del 1996. Io ce l'ho in questo flacone da 30 ml, che diciamo è forse un pochino meno conosciuto perché si conosce di più il suo flacone azzurro, come questo, perché questo è Rhem e Scala Saint Barth. Parliamo prima del classico. Allora, il classico è stato riformulato varie volte, e so questa cosa e la dico. Io non conoscevo le prime versioni perché nel 96 ero molto piccola e questo però è un profumo che mi piace molto. E io premetto che non sono solita, diciamo, non uso tantissimo i marini proprio come abitudine. Di solito il mio gusto va più su qualcosa di dolce e per cui queste note fresche, proprio che sanno di mare, che ti trasportano, non sono le mie scelte principali, ma trovo veramente che siano magici i profumi marini perché hanno quell'atmosfera che appunto parla di interiorità, ma parla anche di freschezza, di relax, di
di ritemprarsi anche, quindi sono molto strani in un certo senso, sono ambivalenti, perché da un lato portano questa aria di vacanza, di relax, ma dall'altra ci risvegliano anche con la loro freschezza e la loro anche potenza, perché alcuni sono veramente esuberanti, forti, per cui ora ne vedremo qualcuno. Rem, vi dicevo, è un profumo delicato, marino, ma delicato. L'ho spruzzato qui prima di fare il video, è un profumo classico, sa proprio di mare, però un mare diciamo un po' più piatto, un po' più calmo. Abbiamo in questo profumo delle note di acqua di mare, lilla, gelsomino, rosa, fieno greco, patchouli, fava tonka, muschio e vaniglia. Questa base così rotonda rende proprio questo profumo come posso dire, non mosso, non un mare mosso, ma un mare tondo, quindi un mare tranquillo, armonioso. Mentre la parte di fiori, anche questa, contribuisce a dare un po' di morbidezza. Non si sentono di per sé né il lilla, né il gelsomino, né la rosa, ma danno questo tocco un pochino setoso quasi al profumo. Setoso, ma diciamo mantenendo anche poi quella freschezza un pochino pungente dell'acqua di mare, per cui è un profumo equilibrato, ecco, perché abbiamo sia questa parte più frizzante, diciamo così, un po' più mossa, comunque il mare è movimento perpetuo, no? Non è la solidità della terra, per contrapporlo, ma in questo caso non abbiamo le onde che creano un maremoto, ecco, ma un mare calmo, un mare azzurro che noi guardiamo rilassandoci, ma che appunto ci porta comunque dentro di noi, perché secondo me l'acqua parla sempre di lasciarsi andare, di lasciarsi trasportare, di perdere un pochettino il controllo, anche se il mare è calmo. Quindi, non so, i profumi marini mi fanno subito pensare a questa parte dell'essere umano così vulnerabile, così nascosta, così più intima. Ma ognuno di noi appunto si vive la propria emotività in un modo diverso. Per cui è bello andare a sentire quale profumo ci corrisponde di più di questo tipo. E che cosa ci dà? Secondo me è veramente un qualcosa, una bella esplorazione che possiamo fare. Questo è un profumo che nella sua delicatezza comunque ci porta lontano, ci porta quelle onde, quelle vibrazioni, appunto un po' destabilizzanti, se vogliamo. Tutti i profumi marini per me sono così. Proprio perché la perdita del controllo e lasciarsi andare è qualcosa di non tanto semplice, no? È qualcosa che fa anche paura. Infatti l'acqua, il mare possono anche fare paura, le profondità, il non toccare a terra, perdersi, vedere questo orizzonte espandersi illimitatamente, insomma. Quindi sono veramente, vedete com'è forte tutto questo, tutta questa simbologia, diciamo così. Comunque, buonissimo, REM. Ora parliamo di REM e Scala Sambart, che è invece un profumo molto diverso. Qui abbiamo un po' meno mare e più spiaggia, sole, brillantezza, calore. È proprio un profumo che dà l'idea di una spiaggia, infatti abbiamo anche una nota di sabbia. Dell'ylang-ylang, che è veramente molto presente e dà un po' quell'idea di crema solare, di sole proprio, di vacanza, un profumo più vacanziero, quindi in un certo senso è anche un po' più rassicurante, se vogliamo. Con questa sempre nota salina, marina, un pochino pungente in apertura, che dà proprio quella sensazione di ariosità, di apertura che dà il mare, l'aria di mare. Un profumo caldo, dolce, buonissimo. Caldo nel senso che è un po' più avvolgente, un po' più corposo, materico, ecco, più che avvolgente. Per via di questo ylang-ylang così
morbido, così quasi un pochino burroso. A me piace tantissimo, questo è un profumo che trovo molto, anche un pochino naif, ma molto soddisfacente in un certo senso, cioè si sente questa morbidezza che è molto femminile anche, cioè l'ylang ylang è un fiore pazzesco, veramente molto femminile secondo me, e qui ritroviamo un po' l'unione di questa nota marina più fresca insieme a questo ylang così abbondante, così morbido, ma anche appunto semplice, quindi un pochino naif, ma è un profumo molto particolare secondo me, vi strappa un sorriso, è allegro, quindi è veramente un mare in cui si tocca più con i piedi per terra, con i piedi nella sabbia. Per cui più semplice, ecco, non dà l'idea di quella perdizione di cui parlavamo prima. Poi passiamo ad un profumo che è il profumo di mare, se vogliamo. Questo è il mio preferito, Acqua di Sale di Profumum Roma. Ce l'ho in questa travel che ho comprato ieri, quindi sono super felice di averlo. Perché questo invece è forse appunto il mare che più mi rispecchia, nel senso che è un mare in tempesta, è un mare forte, è un mare burrascoso. Io vivo un po' le mie emozioni così, sono veramente tanto emotiva, sicuramente sono una persona sensibile, empatica, ma appunto delle volte questa sensibilità cresce, cresce, aumenta proprio come un'onda, è uno tsunami che travolge un po' tutto, in primis la mia persona. Però questo per dire che appunto ognuno ha il proprio mare, cioè il mare calmo, il mare dell'estate per chi è più solare, della vacanza, per chi insomma ha un atteggiamento magari diverso, siamo tutti diversi, ripeto. Questo è Acqua di Sale, è una potenza. Una potenza, è maestoso, è un profumo secondo me spettacolare. Abbiamo alghe, mirto, legno di cedro e sale. Allora, sulla mia pelle questo profumo diventa quasi un pochino dolce perché io tendo ad addolcirli, però rimane quell'esuberanza, quella forza. Che caratterizzano questo profumo, perché abbiamo la nota di alghe che è il mare nella sua parte più ancestrale, più selvaggia, diciamo. Non è la sabbia fina, non è il calore del sole, non è il mare tranquillo che ci dà piacere. Questo è un mare che veramente esplode, non sai che cosa verrà fuori, non sai che cosa un mare mosso, veramente. È bellissimo, secondo me, questo profumo. Potentemente salino anche, è molto, molto salato questo profumo. Quindi vi devono piacere le note salate. Qui si sentono veramente tanto questo mirto che rende il profumo molto più corposo. Il mirto è un qualcosa. È una pianta, insomma, che un'erba che a me piace tantissimo il profumo e anche il mirto da bere sardo, ha proprio quella nota aromatica, erbacea, molto rude quasi, selvatica in un certo senso, che spinge fuori poi questo sale in una maniera pazzesca, fortissima. Un profumo forte, deciso, determinato, incisivo, ma non tanto secco, cioè c'è un profumo che ora vi farò vedere che è più secco e infatti a me dà più l'idea di maschile, di come genere, anche se i profumi poi uno usa quello che vuole, ma questo è secondo me un mare veramente vasto. Non so chi ha visto, e ora mi voglio allacciare a un altro contenuto. Vi consiglio un film che è Ponyo sulla scogliera di Hayao Miyazaki, un film d'animazione, un anime giapponese bellissimo, lo trovate su Netflix e lì proprio la protagonista di questo film è l'acqua.
e vedrete veramente la magia del mare. È un film che ha una comunicazione visiva unica, un film molto dolce e fa vedere però tutte le sfaccettature dell'acqua, la dolcezza, la magia del femminile, quindi della vita che si ricrea, ma anche l'effetto travolgente, anche un po' disturbante dell'acqua. Veramente un film bellissimo. Questo Acqua di Sale è un abisso, ma è, secondo me, allora ci sono anche profumi tipo Mega Mare di Orto Parisi, insomma, di Alessandro Gualtieri, Naso Matto. È ancora più profondo e quasi mi inquieta un po' quel profumo. È proprio un mare, cioè, che non si sa dove sei. È un mare proprio nel bel mezzo dell'oceano, quindi fa quasi paura. Acqua di Sale, secondo me, è un po' meno di quello, ma più di REM, ecco. Mentre REM è un po' più tranquillino, vi può accompagnare, no, anche in momenti assolutamente quotidiani, al lavoro, darvi quel che è, un pochino di, secondo me, anche di mistico, ma soft. Acqua di Sale è già più tenace come profumo, è già più violento quasi, più di impatto, più buonissimo, è fantastico. Vi consiglio di provarlo se ancora non lo conoscete. Fatemi sapere se rispecchia il vostro mare interno, la vostra emotività. Passiamo invece al profumo di cui vi dicevo, che è Sail di Acqua di Portofino. Ho questo sample, è un profumo che ho comprato più volte in passato, quindi mi piace moltissimo anche questo. Lo vado a provare. Questo è un profumo più secco, come vi dicevo, anche questo è buonissimo. Qui abbiamo note acquatiche, eucalipto, che si sente parecchio, timo, geranio, gelsomino, muschio bianco e patchouli. Allora, il muschio bianco gli dà proprio questa connotazione bianca. Questo è un profumo che rievoca le onde che sbattono contro gli scogli e creano quella schiuma, quella spuma bianca. Così salina, anche questa così naturale e fresca, quasi anche questa sporcata di alghe, di salsedine, un qualcosa di fantastico anche questo profumo. L'eucalipto si sente tantissimo e dona una freschezza veramente particolare, molto decisa, profonda questa freschezza, vi arriva tutto addosso questo mare, è un mare bellissimo. E geranio e gelsomino li sento pochissimo, appunto il geranio secondo me dà questo aspetto un po' secco e anche il patchouli dà un po' questa terrosità, una terrosità sparsa, non quindi quella base proprio di patchouli canforato, legnoso che sentiamo, ma sparso, a contribuire a dare questo senso di terra, insomma, di salsedine, di natura. È bellissimo questo profumo, fresco, dinamico, molto dinamico. Acqua di sale, io lo vivo come, diciamo, un'acqua cheta che distrugge i ponti. Cioè, man mano si crea quest'acqua, no? Si va a muovere, a muovere, a muovere e poi esplode, diciamo. Mentre Sail è proprio dinamismo puro, movimento. Freschissimo e buonissimo. Passiamo invece ora a un profumo, terminiamo in bellezza, un profumo che invece è dolcissimo, Levante di Nobile 1942. Allora, questo è il mare più dolce del mondo, è caramello e vaniglia, un tocco leggero fiorito e note acquatiche, note marine. È fantastico. Questo è il mare che guardate con un innamorato. Guardate il tramonto. È quel mare che non vi fa più paura. Magari è amarsi questo profumo, anche amare se stessi nelle proprie parti più fragili, più profonde, più emotive. A volte si fa fatica anche ad accettare la propria sensibilità quando è veramente forte e ampia.
no, perché ci si crede un po' troppo deboli. E invece no, questo profumo insegna che va bene così, di fare pace con se stessi, un profumo molto equilibrato, molto dolce, molto anche questo un po' naif, candido, un po' ambrato, proprio questo sentore marino leggero, non è il mare che arriva e travolge, ma è un mare delicato, un mare proprio dolce, in cui ci si può immergere sentendosi bene, con un senso di fiducia. È buonissimo. Io ho finito nella descrizione di queste acque e mari, nella profumeria artistica e non solo, però ci sono veramente tanti profumi di questo tipo e tanti altri, perché queste note continuano ad affascinare, a catturare l'attenzione, che sia per evadere piuttosto che sentire l'emozione che danno, perché il profumo è emozione e secondo me i profumi marini ancora di più, perché parlano proprio di emotività, quindi sottolineano questa loro caratteristica che hanno in sé raccontando queste note. E per cui fatemi sapere quali sono i vostri profumi marini preferiti. Io ho terminato, spero che il video vi sia piaciuto. Mi sono un po' persa, mi sono lasciata andare, ma d'altronde con l'acqua questo bisogna fare. Vi ringrazio per essere stati con me, vi mando un bacio.